dell'associazione Lila da Ischia Latte. Ci troviamo qui presso la sede del Museo Etnografico del Mare a Ischia Ponte e siamo in compagnia della scrittrice Santa Vettugi. Buonasera. È la prima volta in questo museo? Nel museo certamente sì, a Ischia invece sono venuta più volte, sono veramente innamorata di questa isola splendida. Questa volta ci sono venuta per un'occasione speciale, la presentazione dell'ultima antologia che ho curato, che si intitola Drops from the World. Ci parli appunto un po' di questa antologia? Questa è la quinta antologia che realizzo. Sono pubblicazioni autofinanziate e autopromosse dagli autori. Questa ha una particolarità, è un libro multilingue e multiculturale. Raccoglie contributi in poesia, racconti, arte e fotografia di autori di tutto il mondo, da tutti i continenti, dall'America all'Africa, all'Asia e ovviamente l'Europa. Più tantissimi autori italiani. Lo scopo di queste pubblicazioni è benefico. Certo, e c'è un'associazione culturale alle spalle, giusto? Ho fondato io questa associazione che si intitola Virtute e Conoscenza di Dantesca Memoria, che ha sede a Bari e si occupa essenzialmente di pubblicazioni e di attività culturali. Da circa 6 anni ho avviato questa attività che io definisco di volontariato culturale. Attraverso questi libri siamo riusciti a devolvere 28.000 euro in quasi 6 anni, che sono divenuti 2 scuole interamente costruite in Bangladesh, coperte per il Nepal colpito dal terremoto, lettini nell'ospedale pediatrico di Haiti e poi tante biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Essendo io un insegnante, credo fermamente nell'utilità della cultura per lo sviluppo, anzi per l'autosviluppo dei popoli. Quindi donare delle biblioteche ha un valore simbolico, fortemente evocativo. Oltretutto i miei libri sono sostenuti non solo da province e comune di Bari, ma anche e soprattutto dall'Associazione Italiana Biblioteche, nella persona del suo presidente regionale Valdemaro Morgese, e quindi questo ci consente di presentare molto spesso anche all'interno di biblioteche e soprattutto di insistere a donare le biblioteche. Certo, quindi appunto può ritenersi soddisfatta, certo. Insomma, anche per il traguardo raggiunto. Sì. E le piacerebbe far parte insomma della nostra associazione Lila da Ischia Latte? Sì, sì, in realtà io collaboro con Bruno Mancini da diversi anni, molte mie poesie sono presenti nelle sue pubblicazioni. Insomma, lavoriamo in sinergia, certo, certo. Vorrei precisare un'altra cosa, questo libro è edito da pochissimi mesi, da maggio. E già in questo breve lasso di tempo siamo riusciti a donare 1.000 euro che sono divenuti 3 filtri per l'acqua in altrettanti villaggi della foresta bengalese, perché lì questa è un'emergenza, l'acqua è fortemente inquinata dall'arsenico che proviene dalle concerie e dai fitofarmaci usati in agricoltura, quindi donare dei filtri veramente è un'operazione importantissima. Certo. Attraverso le vendite speriamo di riuscire a donarne delle altre. Va bene, noi ci auguriamo appunto che tutto questo possa trasformarsi in realtà. È stato un piacere averla con noi. Non mi rimane che ringraziare Bruno Mancini per aver organizzato questo incontro, ringraziare il Museo del Mare per l'ospitalità e anche te. Grazie, grazie. Buonasera. È stato un piacere. Buonasera.